prima di Londra abitavo a Brescia. Mi ricordo ancora un paio di cose. Essendo l'unica ragazza di colore, sono sempre stata comunque presa di mira. Ho scelto Londra perché volevo fare diverse cose a livello più ampio, diciamo, nell'ambito creativo. Il lavoro più recente è stato in post-produzione, dove ho fatto la gavetta per un paio d'anni e da lì ho fatto assistente junior tecnico e ho deciso di mollare per appunto dedicare più tempo alla mia passione, che comunque è la musica, o anche al mixaggio dei suoni, insomma, proprio di ambientarmi nel mondo sonoro, proprio lavorare per me stessa, insomma.